Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore. Vita mondana per Elisabetta Canalis, quale ospite d'eccezione alla Fashion Week, sia di Milano che di Parigi. Inoltre, come si evince dagli scatti fotografici sul suo profilo social, continua ad essere fonte di ispirazione per la moda, rilanciando alcuni dettagli trend come gli anfibio o alcuni outfit. Ma nonostante si sia maggiormente buttata in società, tra uno shooting e l'altro, allontanandosi dal mondo televisivo, in queste ore è divenuta un facile bersaglio, a causa proprio della sua immagine. Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno che ha suscitato forte sbigottimento. Ecco perciò in arrivo i primi provvedimenti. Elisabetta Canalis, che brutta botta! Com'è ormai noto, l'ex velina di Striscia la Notizia non vive più in Italia per quanto faccia ritorno spesso, anche per il lavoro. A tal riguardo, si menzioni l'attuale format Kick and Crown, sul canale DAZN. In questo programma la Canalis si cimenta nell'intervistare i campioni dello sport da combattimento, a cui ormai si definisce una grande appassionata. Si citino anche programmi come Vite da copertina oppure le sponsorizzazioni, come ad esempio la promozione della città di Sanremo, durante l'ultima edizione del festival o del brand di un'acqua, molto conosciuta ai consumatori. Ed è proprio per quest'ultima che sono esplosi grossi guai. La decisione ormai è presa. Ricordiamo tutti la pubblicità del marchio San Benedetto. Difatti, la testimonial è proprio Elisabetta che conclude il claim con la seguente frase: "My secret". Successivamente è stata censurata e rimossa da tutti i canali media. La polemica è nata da una pagina Instagram che si occupa di analisi e tematiche sociali, in cui ha contestato il messaggio sbagliato dell'advertising, ovvero l'acqua come sostitutivo di un pasto, in questo caso la colazione, solo perché contenente nutrienti preziosi. È intervenuto perfino il comitato di controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria che avrebbe così sospeso tale filmato, anche se un comunicato ufficiale del medesimo brand dichiara che la campagna di comunicazione con protagonista Elisabetta Canalis non è stata oggetto di censura o sospensione, a seguito di decisione del giurì della pubblicità. Semplicemente, si vuol manifestare l'impegno di prendere atto delle criticità espresse e cercare di elaborare una nuova linea strategica, in conformità ai valori e alla buona comunicazione. Chissà, magari potrebbe essere già in corso un restyling della medesima campagna promozionale, focalizzando così l'attenzione sullo specifico messaggio che si vuole trasmettere. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.